Buongiorno ragazzuoli, buongiorno a tutti. Allora, si ritorna dai video dalla macchina perché si è tornati a lavorare, quindi si ritorna alla routine. Si ritorna alla routine, ragazzi, ma il campionato è già ritornato da venerdì a far discutere. Ieri abbiamo visto il derby, il Milan ha strameritato di vincere il derby giocando meglio dell'Inter, un secondo tempo assolutamente dominante. Questo dimostra che tutte le squadre con giocatori che hanno fatto la Coppa America, con una preparazione fatta un po' prima per il discorso del Mondiale per club, avranno delle problematiche iniziali, come anche la Juventus sta avendo. Di velocità del gioco, perché io sono convinto che appena la Juventus avrà una rapidità di giocate migliore, l'impianto c'è. L'impianto per fare un calcio che ti porta a fare dei gol c'è. Manca la rapidità di esecuzione, perdiamo sempre un tempo di giocata e questo consente alle altre squadre, specialmente quelle che si sanno chiudere, di non darti spazi per andare al tiro. Poi quelle poche volte che puoi andare a tiro, purtroppo ci ritroviamo un centravanti che in questo momento non la becca per niente, che è Vlahovic. Io, ripeto, non voglio accanirmi su Vlahovic, sono molto dispiaciuto per questa situazione, perché sto ragazzo si ritrova ad essere stato ipervalutato. Adesso è anche iperpagato e si può dire comodamente che la Juventus il gioco non vale la candela, cioè abbiamo speso tanto per un calciatore che non fa la differenza. Questo è un dato di fatto e purtroppo bisogna solo augurarsi che Vlahovic torni perlomeno a fare gol. Non mi aspetto il dribbling, non mi aspetto la giocata a saltare l'uomo, non mi aspetto nient'altro, ma almeno che faccia i gol me lo aspetto. Su tutto il resto, ragazzi, mi ha sorpreso l'esonero di De Rossi, ma Juric è un ottimo allenatore, è un altro figlio di Gasperini e quindi le squadre di Juric hanno un'aggressività e un'intensità che comunque può fare la differenza. Adesso anche lui avrà bisogno di tempo, adesso la vittoria con l'Udinese è anche figlia magari dell'entusiasmo, della voglia dei giocatori di dimostrare che la squadra non è scarsa e tante altre cose. Però il campionato quest'anno mi sa di molto combattuto, di più interessante dei campionati scorsi, perché comunque ci sono tante squadre che possono lottare. E come ho sempre detto, Antonio Conte, che è uno che dà la sua impronta, il suo imprinting a una squadra praticamente immediatamente, sarà una brutta gatta da pelare un po' per tutti, quindi un pareggio col Napoli, anche se in casa, non è da buttare via. Naturalmente, ripeto, io da Motta mi aspetto anche i gol, per adesso abbiamo una solidità difensiva invidiabile, ma ci mancano dei gol. Quindi le indicazioni ci sono anche per giunto, lì a gennaio bisogna che pigliamo un attaccante di scorta che possa essere anche un attaccante titolare, perché se Vlahovic è questo, abbiamo un problema. Per adesso, ragazzi, vi saluto, ci si vede presto in live. Mi raccomando, iscrizione a tutti i canali della Crew. E fino alla fine, forza Juve!